Al via stamane al processo dinanzi al giudice monocratico del Tribunale di Teramo Lorenzo Prudenzano, che vede imputate 10 persone tra rappresentanti legali e amministratori di Strada dei Parchi, Ruzzoreti, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, accusati di inquinamento ambientale e getto pericoloso di cose in relazione al sistema acquifero del Gran Sasso. È un momento importante per l'intera comunità abruzzese. Non penso che attualmente ci sia nulla di paragonabile a livello di interesse e soprattutto di posizione giuridica da accertare in termini di eventuale responsabilità. Il parco è presente nella sua forma istituzionale, il di rappresentanza, e attraverso l'avvocatura dello Stato si costituisce le parte civile per l'accertamento di che cosa? Di quello che è successo e all'esito dei danni, e soprattutto tramite l'avvocatura dello Stato intende dare un contributo non solo per l'accertamento ma per la soluzione del problema. Qui si accerteranno delle responsabilità rispetto a quanto fotografato dal capo di imputazione, ma non dimentichiamo che il vero processo, tra virgolette, era la risoluzione del problema, la compatibilità di una captazione dell'acqua non a distanza ma dentro un acquifero che reca al proprio interno in realtà un asse autostradale e i laboratori che sono un'eccellenza internazionale, al quale chiediamo, proprio perché si tratta di un'eccellenza internazionale, di rappresentare adeguatamente le matrici ambientali eccezionali nel quale operano, attraverso una tutela non il necessaria, ma assolutamente dirimente per la capacità scientifica che sicuramente hanno. Come era prevedibile, l'apertura del processo è stata caratterizzata dal deposito delle istanze di costituzione di parti civile di enti e associazioni giuridicamente riconosciute. Sono in totale 14. Questo ha determinato da parte delle difese degli imputati la richiesta di rinvio dell'udienza per l'analisi delle documentazioni relative. La richiesta è stata accolta e il dibattito è stato rinviato al prossimo 7 ottobre. In quella sede il giudice monocratico Lorenzo Prudenzano scioglierà la riserva sulle costituzioni di parte civile. L'avvocatura dello Stato si è costituita in maniera, va sottolineata, importante per il Ministero dell'Ambiente, per la Regione Abruzzo e per l'ente Parco Nazionale Gran Sasso Monte della Laga. Seguono una pluralità significativa di associazioni che giustamente esercitano il diritto collettivo alla tutela dell'ambiente, ma bisogna verificare, secondo la prospettazione degli imputati, in che misura, anche rispetto a un quadro normativo complesso, questa intersecazione sia possibile. Abbiamo due date, il prossimo 7 ottobre e il prossimo 21 ottobre, per dirimere eventuali questioni preliminari anche sulle costituzioni e sulla competenza territoriale.